dispiace per il casino. Non ti preoccupare, davvero, non me ne importa nulla del disordine. Mi sono trasferito da poco tempo. In realtà non ho ancora disfatto nulla, tutta la mia roba è negli scatoloni. Davvero, non ti preoccupare, so che cosa vuol dire trovarsi sempre in un posto nuovo. Non mi aspettavo visite, se no avrei rimesso un po' a posto. Non mi sono ancora arrivati i mobili. Beh, c'è un divano. Sì. Sì, questo era già qui, io non è che l'ho scelto, solo io ad ogni modo. Sai, sei proprio fortunato. Sei fortunato perché questo appartamento è davvero in alto, da quassù tu puoi vedere tutta la città. Sì. Sì, si può, è uno dei vantaggi. Io invece no. Cioè, io abito in una specie di seminterrato, sai, la mia finestra ha addirittura le sbarre. E ho risposto un giorno ad un annuncio sul giornale e mi trovo a vivere con queste coinquiline, loro hanno una vita davvero disordinata. A volte è difficile vivere lì. Mi fanno girare la testa, capisci? Sai, io sono proprio contenta che alla fine abbiamo deciso di venire qua e non siamo andati in quel locale là. Tu? Io? Io non avevo la minima intenzione di andarci in quel locale là. Se invece pensavo che ci volevi andare tu, sai, per stare con i tuoi amici. No, 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 no! Assolutamente no, pensa, noi adesso potremmo essere in quel posto dove il volume della musica è così alto che non si riesce neanche a parlare. Prova a immaginare, Sean, noi saremmo lì in quel posto a urlare e gesticolare, perché questo è che staranno facendo gli altri, staranno urlando e gesticolando. E invece noi no. Noi siamo venuti qua e ce ne stiamo qua, tranquilli sul divano al riparo dalla pioggia. Beh, dai, se ne sei sicura, veramente, eh? Perché sennò facciamo ancora in tempo a raggiungerli se tu... Guarda la città, guardiamo la città. Si riescono a vedere anche le colline. Da qua. Sì, di giorno non è così bello. Se piove poi ti passa proprio la voglia di guardare. È bellissimo. Sì. Di notte è abbastanza... il buio nasconde il grigio. Di notte è diverso, ti puoi sedere e guardare. È bellissimo, Sean. Sai, le colline buie, la città che brilla piena di luci, il riflesso del mare. Mi ricorda Oslo. Oslo? Veramente? Sì. Oslo in inverno. E Oslo, cioè, Oslo è un posto in cui tu... dove tu già ci sei mai stata. Io sono norvegese. Ah, norvegese. Ma certo. Non ti sei accorto che sono una norvegese? No, io. Beh, non ti preoccupare, non se ne accorge quasi mai nessuno subito. Ma cosa sto facendo? Sono con i piedi come un pezzo di legno. Anch'io. Lisa, mi puoi dare il cappotto, eh? Certo. Posso offrirti qualcosa da bere, eh? Vorresti bere qualcosa? Cosa vorresti bere, Lisa? Non lo so, voglio dire, per me qualsiasi cosa va bene. Cioè, qualsiasi cosa che prendi tu per me va bene. Magari, non lo so, tu da qualche parte hai... vino? Allora, siediti, siediti, Lisa, fai come se fosse a casa tua, dai, fai come se io non ci fossi, io allora ho del whisky e... aspetta, sì, qualche birra, eh? E poi credo anche di avere del gin da qualche parte. Guarda, davvero, per me va bene qualsiasi cosa, posso togliermi le scarpe? Sì, certo, 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 il vino, certo. È assurdo perché se ci avessi pensato, no? Non ci voleva niente a comprare una bottiglia di vino in quel pub, no? Sì. Però non ci ho pensato perché io la testa non la uso proprio mai, sono un idiota. No, cioè, non esagerare, Sean, voglio dire, veramente per me
Va bene, qualsiasi cosa prendi tu. Aspetta, eh. Aspetta, aspetta, ho del vino. Almeno credo, deve essere uno di questi scatoloni. Posso fumare una sigaretta? Sì, certo. Davvero? Sì. Adesso lo troviamo, aspetta, eh. Sono andata dopo, cioè io in realtà, diciamo che sono nata molto più a nord. Io sono nata a Trondheim, non so se ne hai mai sentito parlare, la chiamano la terra del sole di mezzanotte, sì. Oh sì, certo, ne ho sentito parlare, il nome mi suona. Credo anche di aver visto un poster in metro, sì, no? Sì, esatto. Lo stress norvegese. Sì. La fotografia. L'unico stress che ti può capitare è quello di scegliere la foto più bella. Sì, esatto. Deve essere proprio quello, sarebbe bello farci un viaggio. Io sono nata, capisci, esattamente lì. Lisa è un nome norvegese. Lisa è un nome abbastanza comune in Norvegia, certo. Sai, è il diminutivo di Liselotte. Ah, certo, Liselotte, sì. Certo. Però non hai nessun accento quando parli, non sembri straniera. Grazie. Io non ho nessun accento perché è davvero da tanto tempo che vivo qua e per questo io non ho più nessun accento, sai. Chiaro. Comunque non ti devi preoccupare perché davvero non se ne accorge mai nessuno subito, dico che sono norvegese, cioè loro non se ne accorgono proprio, cioè si rendono conto che c'è qualcosa di diverso ma non riescono a capire che cosa sia e allora, sai, a un certo punto glielo dico io, cioè gli dico che sono norvegese così gli metto fine alla questione, alle loro sofferenze, ecco, sì. No, tranquillo, guarda che se non me lo dicevi tu io non avrei mai immaginato e che non te lo aspetti. Non ci avevo proprio pensato, ecco. Sean, ma non ti eri proprio accorto che c'era qualche cosa di diverso in me? Sì, credo di sì. Sì. Tu hai messo il divano proprio di fronte alla finestra. Uh-huh. Questo vuol dire che uno può sedersi sul divano, oppure può mettersi dietro al divano, oppure può sedersi sul bracciolo del divano, capisci? E guardare la città fuori dalla finestra. Lo sapevi che questa è una disposizione dei mobili tipicamente norvegese? Ma veramente? Ma certo! No, io non ci ho proprio pensato, solo... No, non lo sapevo proprio. Ma sì, le persone mettono sempre il divano di fronte al televisore. Ma tu no, perché tu in realtà il televisore non ce l'hai neanche. No, ce l'ho. Ne ho uno, deve essere uno di questi scatoloni, un televisore portatile. Ho notato che qui le persone non fanno altro che guardare la televisione. Vai a trovare qualcuno e il televisore è sempre acceso. E anche nei pub, hai visto? Il televisore a volte è acceso senza volume. E poi ci sono anche i televisori nelle strade, dentro i negozi, oppure grandi, enormi schermi sopra gli edifici. E le persone, quando non sanno di che cosa parlare, loro parlano dei loro programmi televisivi preferiti, sì. Io la maggior parte delle volte non so neanche proprio di che cosa stiano parlando, mi sento, sai, aggredita, a disagio, e sai, mi sento come se mi prendessero a pugni, Sean. A me a volte manca l'aria, capisci? Ma lo sai che io il televisore lo avevo quasi tirato fuori dalla scatola, no? Sì. Però poi mi sono fermato a pensare, una volta tanto, no? Mi sono detto, se incomincio a guardarla non la smetto più. Così io non lo faccio quasi mai e lei di solito se ne resta nella sua scatola. Bravo. Comunque noi in Norvegia non la guardiamo quasi mai la TV, cioè solo per gli eventi importanti, ecco. Quali sono gli eventi importanti? Ma per esempio quando la Norvegia partecipa ai mondiali di calcio, sì, quindi raramente. Oppure quando il re, noi abbiamo un re, sai, il re Haakon, quando lui tiene un discorso alla nazione, allora sì. I norvegesi
si riuniscono e guardano la TV, appunto. Altrimenti noi si preferisce stare così sul divano e chiacchierare. Ci siamo. L'hai trovato. Ci siamo, lo sapevo. Lo sapevo che c'era. Vino. Bravo. È una bottiglia di rosso, va bene, no? Rosso va benissimo. Mi hanno detto che questo vino dovrebbe essere molto buono. Solo che non ho i bicchieri. Ah. Aspetta. Una tazza va bene lo stesso, no? Ma certo, una tazza va benissimo. Va bene una tazza. Sean, una tazza è meglio. Perché una tazza è meglio? Ma perché è di ceramica, la ceramica è un elemento naturale, quindi è più connesso con la terra, capisci? E cioè, in fondo che cos'è un contenitore? Qualche cosa di concavo che impedisce appunto al liquido di versarsi. Noi in Norvegia abbiamo un detto, sai? Un contenitore vale l'altro. Ma certo, ma poi chi è che ha bisogno del cristallo? Di sicuro non io. Non noi, sì. Ecco qua. Ecco qua. Lisa, adesso facciamo un bel brindisi. Sì. Alla Norvegia. Alla Norvegia. Evviva. Evviva. Bene, no? Benissimo. Sì. Ma mi hanno detto che questo vino dovrebbe essere molto buono, sai? Adesso stavo aspettando l'occasione giusta. Mi ricordo che quando l'ho comprato il tipo del negozio mi fa: tra 10 anni sarà dolce come una pesca. E quindi, cioè, dovrebbe essere ora veramente buono. Infatti è mi piace, sai? E io di vino non ne capisco niente, sai, anche se mi piacerebbe saperne di più. Però questo dovrebbe essere veramente, cioè, speciale, ecco, perché sì. Non lo so, per me sa semplicemente di vino rosso. Sai, Sean, io credo che questo vino per noi sia perfetto. Io, ma lo sai una cosa, eh? Sì. Ma sì, ma perché no, ecco, mi siedo qua, su questo scatolone. Perché? Cioè, perché non ti siedi qua vicino a me sul divano? Sul divano, hai ragione. È un po' più comodo. Beh sì, sul divano è più comodo, sì. Non vieni? Sì, io vorrei prima... Aspetta, c'è una luce un po' troppo forte. Io ho il regolatore della luce, ah. Ti rendi conto? Cioè, io non so chi è che viveva qui prima di me. Chiunque gli fosse ha messo il regolatore della luce, ti rendi conto? Fa un po' James Bond il regolatore della luce, no? 007 il regolatore della luce, eh? Guarda qui, luci giù, giù, luci su, su, giù, giù, su, su. Bello. Sì. Sai, quindi noi alla fine ci siamo incontrati, Mr. Bond. Infatti. Infatti. Lo sai che a me piacciono tantissimo i film di James Bond? Proviamo a immaginare, Sean, se fossimo veramente in un film di James Bond, io probabilmente ti avrei rapito, legato ad una sedia e poi ti girerei intorno e ti direi cose tipo: Mr. Bond, mi piacciono così tanto gli uomini che... Ah, Mr. Bond, mi piacciono così tanto gli uomini con... Ah, mi piacciono così tanto gli uomini perché... Perché? Non ci riesco, Sean, non riesco, capisci, ad immaginare fino in fondo queste situazioni. Io non ci riesco proprio, non so se ci riesci tu, ma io non ci riesco. Tu ci riesci? Ma no, ma nemmeno io, tranquilla. Ma è chiaro? Però aspetta, io potrei essere la Bond girl norvegese. Sì. Ma certo. L'unica cosa è che, aspetta, non so se c'è già stata o non c'è stata una Bond girl norvegese. Ah, io non lo so. Ma sai, forse c'è stata. Perché, capisci, io non sono riuscita a seguire tutta la serie, quindi non so se c'è stata o se non c'è stata. Non lo so, probabilmente c'è stata, sai? No, non dirmi probabilmente. Cerca di concentrarti e dimmi se c'è stata o se non c'è stata.
Non lo so, probabilmente c'è stata. Ascolta, me lo dici tu quando la luce è giusta, eh? Va bene. Un po' più buio? Così? Ancora un pochino? Così? Sì, perfetto. Così va meglio, no? Sì. Sì, che a volte la luce è davvero troppo chiara, no? Io poi a queste cose non ci faccio mai caso, me le dimentico proprio. Beh, allora adesso possiamo finalmente sederci e stare un pochino tranquilli sul divano. Eccoci qua. Eccoci qua. A casa di Sean. A casa di Sean. Benvenuta nella mia umile dimora. Grazie. Hai visto Lisa? Una mano di pittura. Tiri fuori qualche orpello, due gingilli e in un attimo la casa. Sean. Ma perché non mi abbracci? Ma certo. Ma perché un vecchio braccio attorno alla vecchia spalla? Questo è quello che bisognerebbe fare in situazioni come queste. Io non lo facevo da quando ero... Ma in realtà te lo stavo per fare, sai, solo che stavo aspettando il momento giusto, sai, te lo volevo fare un po' di sorpresa, no? Un po' tipo di nascosto, sai, tipo quando stai al cinema con la tua prima fidanzatina. Posso chiederti una cosa? Certo. Hai mai letto qualche cosa di Knut Hamsun? No, sinceramente non ho letto niente di lui. Tu gli assomigli tantissimo, Sean, me lo ricordi proprio. Ah, spero che sia un complimento. Beh, è sicuramente il motivo per cui mi è venuta voglia di parlare con te quando ti ho visto lì al pub. Bene. Sai, la prima volta che ho letto i racconti di Knut Hamsun ho sentito subito una forte connessione, qualche cosa di spirituale. E quando ti ho visto lì al pub, che eri da solo, ma si vedeva che tu guardavi tutto, osservavi tutto, non ti sfuggiva niente. Io ho pensato, ho sentito che qualcosa di te cercava qualche cosa di me. Queste non sono cose che capitano spesso. Tu capisci, vero, di che cosa sto parlando veramente? Non so, Lisa, sai, io credo che ti dovrei spiegare che non è che sono la persona... No! No! Tu non devi spiegare niente. Mai. Non vedi che qui è tutto perfetto? C'è la notte, la città che dorme davanti a noi. E noi due qui soli insieme. Pieni di fame. Hai fame? Hai qualcosa da mangiare? Non so, credo di avere dei toast da qualche parte. Ma no! Io intendo la fame in un senso norvegese, Sean. Noi diciamo che abbiamo fame quando siamo assetati, capisci? Vuoi un bicchiere d'acqua? Vuoi bere qualcosa? Ma no, io intendo la fame e sete norvegese. Cioè, è quando una persona sente improvvisamente il bisogno di qualche cosa, capisci, di straordinario, di bellissimo. Tu stai capendo, vero, di che cosa sto parlando? Non c'è niente da fare, c'è uno zio. Un rozio? Io non sento niente. No, c'è un rozio, il regolatore che fa rumore. Ogni volta che lo metti, tra la luce piena e il buio pieno, fa rumore. È veramente molto fastidioso, adesso lo aggiusto. Sean, ma perché non la spegni una buona volta questa luce? Pensi che dovrei? Ma certo. C'è la luna, ci sono le luci della città, è abbastanza. E poi i nostri occhi si abitueranno, sai, come quelli dei gatti. Miau! Hai ragione, sai. È una cosa. Adesso la spengo. Ecco qua. Bravo. Ecco qua, sì. Questa era proprio una cosa da fare, no? Sì. Avremo la luce della luna come lampadina. Merda! Sei caduto! Cristo, mi dispiace, è colpa mia, sai, non devo dirti di spegnere la luce. Niente, no, niente. Sei a terra. No,
ho acciappato in uno scatolone. Non so che cosa fare perché non ci credo, ho paura di far questa. A posto. Io mi siedo, va bene. Ok. Ok, a posto. A posto. Io sono qua e ti aspetto. Hai tutto il tempo che vuoi. Adesso stai pensando che sono un povero coglione che inciampa e casca dappertutto. No, io non penso niente. Ma vedo che hai la tachicardia, hai il cuore che ti batte molto forte, come quello di un piccolo topo. Ma davvero? E cosa sono? Sono un uomo o sono un topo? Comunque, che questo vino sia molto buono è un dato di fatto, sì. Si può proprio dire che è un buon vino. Guarda la luna. Lo so. Lei è rotonda e calma. Piena. Sì, è piena piena. Sai, Sean, quando è così piena e bella la luna, io sto sempre bene, cioè non si può avere paura di niente quando la luna è così bella. E quando non c'è, sai, che a volte mi ritrovo da sola nel mio seminterrato a fissare il vuoto, ma quando è così bella, allora no, io vado in giro e ho tantissime energie e chiacchiero e ho una vita sociale davvero brillante. Anche tu? Lisa, mi dispiace, per me questo è il massimo. No, non sono uno che parla molto, in effetti. Parlo pochissimo, quasi mai. Sai, io credo che in realtà il parlare sia sopravvalutato. Noi in Norvegia parliamo davvero poco. Le persone alla fine preferiscono passare il tempo restando in silenzio. Proprio come me. Mettimi una mano qua, Sean, mettimi una mano qua sul cuore. Lo senti come batte forte? Lo riesci a sentire come batte forte? Sì, lo sento. Lo sai perché? Perché mi sono spaventata, Sean. Perché qui le cose vanno troppo in fretta. Le persone non fanno altro che correre freneticamente da una parte all'altra, urlare, dire bugie, inciampare, cadere, rialzarsi. E alla fine i nostri cuori battono troppo in fretta. Guarda fuori. C'è l'inverno. Lo senti questo silenzio? Lo sai che cosa fanno gli animali in inverno? Aspettano e vanno in letargo. Lisa, tu sei... Tu sei... Che cosa sono? Lisa, tu sei così, con la luce della luna. Sei bellissima. Invece con quella del sole sono molto brutta, vero? No. Beh, non volevo dire questo. Ma dai, sto scherzando. A me piace molto scherzare sempre. Sai, non devi dimenticare che ho un senso dell'umorismo
tipicamente norvegese. A volte questo è da stabilizzante anche per me, a volte non è semplice, sai? No, ma tranquilla, è che mi hai fregato. Ha colpito e affondato, sì. Guarda fuori, Sean. Guarda avanti. Lo sai che se fossimo a Trondheim adesso noi ce ne potremmo stare qui seduti per mesi e il sole non sorgerebbe mai. Tutte le colline, tutta la città sarebbero completamente ricoperte di neve. L'unico segno che è giorno non riesci a immaginare, Sean, sarebbe un piccolo bagliore al di là dell'orizzonte, come una lucina blu sulla neve, lo riesci a vedere, ma certo, è questo che si fa a Trondheim d'inverno. Questo non si fa così, si resta in casa, si accende il riscaldamento e si resta seduti proprio così, davanti alla finestra, e si aspetta che passi l'inverno. E senti, ma per il mangiare, tutte le altre cose? Noi mangiamo soprattutto patatine fritte. Perché sai, non si fa molto movimento, quindi non servono molte energie e appunto il cuore rallenta, la mente si calma, ci si mette sotto qualche cosa di molto morbido e si aspetta. No, sì, ma potrei proprio vivere così, sai? Lo sapevo, questo è fantastico, è la prova che certo esiste davvero quella connessione. Io lo sapevo che tu avresti capito subito tutta la storia sull'inverno. Ma sì, ma abbasso la sala cinesca, sì. No? Metto fuori un cartello, sai, tipo, sì. Torno subito. Per un po'. Sai che lo riesco a vedere. E senti, ma lì a Trondheim, no? Ma com'è che vi tenete in forma? Cioè, d'inverno i vostri muscoli non si arrugginiscono. Noi per tenerci in forma balliamo e facciamo l'amore. Posso dirti una cosa bella? Lo sai che il tasso dei suicidi in Norvegia non è così alto come si dice? Cioè, in realtà, sai, è molto basso, perché noi, essendo norvegesi, sappiamo davvero come convivere con il buio. Tu capisci, vero, di che cosa sto parlando? Mettiamo su un po' di musica, eh? Ma sì, ma potrei mettere su una cassetta, credo di avere delle cassette qui. Che musica vorresti sentire? Non lo so. I Madness, a tutti piacciono i Madness. Anche a te piacciono i Madness, no? Non lo so, io non li ho mai sentiti, Sean, però mettili su se vuoi. Come non conosci i Madness? Tutti conoscono i Madness. Becky Krauser, da. No. Non l'ho mai sentito, ho adocchiato le patatine. Vai. No, vabbè, ma magari è roba un po' troppo movimentata. Gary Newman? Non lo conosco. Io non lo so, sai, che musica va di moda adesso. Senti, Sean, la donna nella fotografia lì, lei chi è? Lei è la mia ex moglie. Lei è un bel po' di tempo fa. E il bambino accanto a lei nella foto, lui è tuo figlio? Sì, è per quello che l'ho tirata fuori, perché è una foto in cui c'è lui. Certo, ma tu li vedi ancora, no? No. No? È un peccato. Sì. Chiama tuo figlio? Connor. Connor, per questo tu hai il tatuaggio? Sì. Ma certo, Connor forever. Sì, è un po' stupido. Non è vero, non ha fatto una cosa stupida. Volevo farmelo cancellare. Perché? Perché ad ogni modo non avevo i soldi, non mi potevo permettere l'intervento, quindi è rimasto qui. Secondo me questa cosa del tatuaggio è, cioè, è davvero una cosa carina. Sì. Invece la tua ex moglie, lei come si chiama? Catriona. Almeno non ti sei fatto tatuare Catriona forever. Infatti.
Ma perché? Cioè, come mai, Sean? Come mai vi siete lasciati? Perché... Senti, Lisa, se non ti dispiace non è che ho tanta voglia di parlare di questa storia, va bene? Io semplicemente non sono stato troppo intelligente, mi sono fatto tirare dentro degli affari sbagliati e ho finito per mandare a fanculo le nostre vite, la mia, la sua, quella di nostro figlio. Non è che c'è tanto da dire, non... semplicemente cerco di non pensarci, ecco. Scusa. Io non... non tocco più niente. Sai, Sean, da quando vivo qua io non avevo mai conosciuto nessun uomo come te, così speciale. I tuoi occhi quando parli è come se un po' danzassero, sì. Io qui non riesco a trovare proprio nessuna musica, non, in realtà non riesco a trovare proprio niente. Non mi ricordo neanche più in metà di queste cassette che cosa ci siano, non compro musica da così tanto tempo. Quanti anni ha Connor? 10. 10. Ha 10 anni e a quest'ora è là fuori da qualche parte che dorme. E tu hai sempre il pensiero su di lui, vero? No. E lui la stessa cosa? Probabilmente no. Io invece scommetto di sì. Non credo proprio. Sai, Sean, che cosa faceva mio papà, il capitano di mare, su una nave container norvegese? Lo sai come si chiamava la nave? No, non lo so. L'Iselotte. Ah, così lui ha chiamato la sua nave come te. È una cosa carina. No, non è una cosa carina. È una cosa stupida. Lui ha chiamato me come la sua nave. Certo. Comunque questo non è il punto della storia, sai? Il fatto è che a un certo punto, quando io ero molto piccola, lui è partito sulla sua nave e tutti mi dicevano di non pensarci più, che era finita lì quella storia. E invece no. Io ho voluto continuare a pensarci e sapevo che lui continuava a pensare a me se io lo pensavo, perché così funzionano i pensieri. E sono sicura che ancora adesso, là fuori, in qualche foresta piena di neve, i suoi pensieri, i miei pensieri ancora si incontrano, come spiriti erranti, come fantasmi. È un'idea, è una gran bella idea. Ma non capisci, la stessa cosa che succede fra te e Connor. Lisa, dai su, ci hai fatto un po' tardi. No, non è tardi. Probabilmente sei stanca. No, io adesso sto davvero bene. Io lavoro nel parcheggio. Sì? Faccio i turni. Domani mattina, attacco domani veramente molto presto. Puoi chiamare e puoi dire che sei malato. Non mi va di farlo. Perché? Cioè, come fai a non accorgerti che questa è davvero una situazione speciale? È così raro che due persone siano veramente vicine, che possano davvero guardarsi negli occhi. Prova a immaginare, Sean, se io non fossi venuta al pub, se non ci fosse stata la luna piena, se io non ti avessi notato, noi potevamo, capisci, noi potevamo perderci per sempre, e invece noi no. Siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Io non so che cosa ne pensi tu, ma secondo me questo è un grandissimo inizio. Lisa, mi dispiace. Mi dispiace, io non sono dell'umore giusto in questo momento. Ormai è andata, dai. No, non è andata. Le cose non vanno via così, non è mai niente andato veramente. Noi abbiamo bisogno di mandare via i pensieri, capisci? Di fare qualche cosa. Noi abbiamo bisogno di mettere su un po' di musica e scatenarci e ballare, capisci? No, 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 no. Perché no? Cioè, perché non posso mettere su un po' di musica? Che cosa c'è che non va? Che cos'ho che non va? No, no, tu vai benissimo, non allora c'è niente. Allora posso mettere su un po' di musica? No, i vicini di casa, dai, al piano di sopra c'è una vecchia signora che starà già dormendo come un ghiro. Va bene, noi non abbiamo bisogno della musica. La musica noi... ce la possiamo inventare.
Immaginare, oppure canto io ho un repertorio, possiamo cantare delle cose antiche, la la la, la. Oppure io faccio una base moderna e tu canti. Forse saremmo dovuti andare veramente in quel locale con i tuoi amici. Guarda, no, ma davvero, è stupido che tu sia venuta fino. Ma favore, davvero? Non parlare così. Io in realtà lo sapevo che per te era meglio andare in quel locale, veramente. La, 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 la. Proviamo a ballare insieme. I tuoi amici sono sicuramente ancora là, facciamo ancora in tempo a raggiungerli. Ti ci porto io se vuoi, ti ci accompagno io. Mandami. Quelli non erano miei amici, primo. E secondo, io sono venuta qui per passare la notte insieme a te. Tu non mi conosci nemmeno. Certo che ti conosco. Invece no. Invece sì. Non ti conosco come le persone dicono di conoscere le altre persone. Ma io ti conosco. Mi dai un bacio? Perché non mi baci? Perché non mi baci? Io vorrei sapere perché in tutta la serata non hai neanche cercato una volta non solo di baciarmi, ma neanche di toccarmi. Perché? 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 Lisa, dai, su, basta, usciamo di qua, dai. Mi dispiace. Anche a me. Io, prima di andarmene, vorrei sapere che cosa ho di sbagliato, cioè che cosa ho fatto di sbagliato. Per favore. Mi dispiace, non c'è niente di sbagliato, non c'è niente che non va. Non va, non funziona, non funziona con quelli come me, sono io, capisci? Cioè, tornare a casa con qualcuno che ha incontrato al pub, è uscito solo per bere, capisci? Non stavo cercando niente, ma davvero io questa situazione non so come gestirla. Io non ho niente da dare a una come te, capisci? Sì, intendi dire una come me, una donna o una norvegese? Lisa, forse è meglio se ti riaccompagno a casa. Sì. Penso che veramente sia la cosa migliore. Io so come vanno a finire queste cose ed è meglio di no. Cosa? Tu sai come vanno a finire queste cose? Certo. Certo che lo sai. Tu lo sai perché, come tutti del resto, pensi di saper predire il futuro. Beh, lascia che ti dica una cosa. Mr. Sean! Nessuno lo conosce il futuro. Nessuno. Lisa, tu sei una ragazza veramente molto bella. Potevi tornare a casa da quel pub con chiunque. Me l'hai chiesto tu. Sì, te l'ho chiesto io, ma non pensavo che mi dicevi di sì. Perché non provi a predire il futuro ora? Bere. Bere un casino. Scopare. Male. Chiedersi. Che cazzo ci faccio io qui? No, guarda, non vivo proprio di svegliarmi e vedere tutto questo. Va bene. Neanche a me. Va bene, allora ti riaccompagno dove... No! Tu non mi riaccompagni proprio da nessuna parte, io me la cavo da sola. Dai, non puoi andartene da sola, lasciami che ti riaccompagni, su. Ti ho detto che me la cavo da sola. Questo non è un bel quartiere, lascia che ti riaccompagni, dai. Per favore, almeno levati dalle palle. Lascia almeno che ti chiami un taxi, su. Mi hai guardata bene, io non sono affatto un fiorellino delicato. Non ho detto questo, solo che penso sia una cazzata andarsi da sola adesso. E cosa hai detto? Scusa, che pensi? Tu non sai neanche che cosa voglia dire pensare. Un attimo mi dici che sono meravigliosa e l'attimo dopo tu non mi vuoi neanche più dentro casa tua. Non è questo. Non è questo. Senti, Sean, senti. Senti, a me dispiace se ti ho offeso, sai, essendo norvegese sono particolarmente aperta nelle relazioni sessuali. Beh, io sono una persona che dice sempre quello che pensa e non intendo affatto chiedere scusa per questo.
soprattutto agli uomini. Voi siete così patetici. O piagnucolate come dei cuccioli, oppure sbavate dietro come dei cani in calore. Questo mi fa venire da vomitare. La verità è che nessuno di voi è all'altezza di una vera donna norvegese. Hai ragione. Hai ragione. Cosa fai? Mi prendi in giro, ridi, credi che sia facile stare qua a dirti queste cose? Mi dispiace veramente. No, tu non sai neanche che cosa voglia dire essere dispiaciuto, Sean. Perché non mi dici che non è colpa tua, che è colpa della situazione, che non c'entri tu veramente? Lisa, io non sono uno da frequentare, ti devi fidare, hai capito? Ma io ti ho guardato tutto il tempo al pub, Sean. Io ti ho visto, eri lì con il tuo libro. E c'erano le luci colorate intorno, il rumore, nonostante questo tu, imperterrito, hai continuato a leggere. Io ho pensato, ecco, quest'uomo potrebbe essere l'ultima grande speranza di questa nazione. Ma nei fatti tu ti comporti come chiunque altro. Era un romanzo giallo, era un poliziesco, non stavo leggendo un libro di poesie, capisci? Ma era un libro e tu eri dentro un pub, è abbastanza. Lisa, mi sono successe delle cose gravi, non sono uno da frequentare, lo sanno tutti e tutti di solito mi lasciano in pace, capisci? Sì, ma io non sono tutti, ti ho detto che vengo da lontano. Lisa, mi sono successe delle cose che mi hanno davvero fatto crollare, ma lo capisci che nemmeno il pavimento è sicuro per me? Non sono misterioso o interessante, faccio già fatica a tenere insieme la mia vita così com'è e l'ultima cosa che mi serve ora è di incasinarmi perché mi ritrovo dietro una svitata come te. Mi dispiace, le cose stanno così, basta! Io non sono una svitata. Tu non hai capito nulla. Sean, vatti a fare un giro in Norvegia e impara come si sta al mondo. Noi in Norvegia siamo molto diversi, sai. Non giudichiamo le persone, non abbiamo opinioni su tutto. Lasciamo che le persone si esprimano prima di esprimere le nostre opinioni. Siamo molto più tolleranti rispetto alle persone. Smettila con questa Norvegia! Basta! Tu non vieni dalla Norvegia! Anch'io ti avevo già vista in giro! Tu sei di qui! Tu non vieni dalla cazzo di Norvegia! E quindi ora la fai finita con queste stronzate! La li la li la la la. Ma che fa? Io ho uno scudo potentissimo, Sean, che ti rimanda indietro tutta la tua energia negativa. Pa 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 pa. Che stai parlando? Non mi fai paura. No, mostra pure i tuoi denti. Ma io voglio farti paura. Tu non mi fai paura. Ti sta tornando indietro tutto. Pa 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 pa. Pa, 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 pa. Non mi avvicinare! Non urlare, veramente! Non urlare tu! Non urlare, dai! 2, 3, 4, 5. Dai, ma io. 6, mi dispiace, io non volevo dire. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi dispiace, davvero. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ma questo qui. Pa, 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 21, 22, pa. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Va bene, mi siedo ancora. 45. Mi siedo. 46, 47, 48. 49, 50. Non mi muovi di qua, dai, basta. 51, 52. 53. 54, 55, 56, 57. Ecco qua, non mi muovo di qua. Non mi muovo più di qua. 58, 59. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Hai tutto il tempo che vuoi, non mi muovo di qua.
71, 72, 73, 74, 75, 76. Tranquilla. 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. 87, 88. 92. 93, 94, 95. 96. 97. 98. 99. 'Certo. Non è colpa tua, Sean. Non potevi saperlo, che l'ultima cosa che si deve dire a una norvegese è quella che non è norvegese. Non certo che lo sei norvegese, cazzo. È veramente fuori di me. Posso avere un po' d'acqua, per favore? Davvero lo pensi che sono norvegese? Ma certo. Sai, io canto, conto, penso a casa, alle colline, al mare. E mi passa la paura. Lo faccio anch'io, anch'io. Faccio anch'io, mi hanno insegnato anche questo. In che senso ti hanno insegnato? Non in Norvegia. Sono stato in prigione, Lisa. Sono uscito un anno fa. Un anno. Non ho ancora disfatto la mia roba. Tutto quello che riesco a fare è stare seduto qui. Davanti alla finestra, guardare la forma delle nuvole, lasciar passare la giornata, capisci, no? Sì, capisco. Così mi hai confuso quando mi hai chiesto di baciarti e tutto il resto. Povero Sean, mi dispiace. E il vino, lo sai che ho comprato quel vino quando è nato mio figlio? Sì. Dovevamo aprirlo per festeggiare il suo 10° compleanno. Io non so neanche dov'è lui, sai? E poi questo vino sa di piscio, lo vogliamo dire. Mi ha anche un po' stordito, anche il pavimento ha iniziato a traballare. Tu lo sai di che cosa sto parlando, no? Certo che lo so di che cosa stai parlando. E così in un certo senso io mi sono sfogato contro di te, ma lo so che ho esagerato, lo so. Capita a tutti di esagerare. Così, se adesso vuoi andare a casa, cosa che probabilmente stai per fare, io ti riaccompagno. Grazie. E non dirò niente, starò in silenzio. E non racconterò mai niente a nessuno. Grazie. Però se vuoi rimanere, io voglio che tu rimanga. Lisa, io voglio che tu rimanga. C'è così tanto buio qui dentro questa cavolo di testa. E tu sei così luminosa e dolce. Come una meringa. No, non ho detto questo. Dai, lo sai.
Te l'ho detto che a me piace scherzare in tutti i momenti. L'umorismo norvegese. Sì. Non mi ci sono ancora abituato. Sai, Sean, a noi in Norvegia piace molto il buio dentro la testa. Cioè, noi lo preferiamo proprio. Anche perché se non pensi al buio che hai dentro la testa, che cosa fai tutto il santo giorno? Pensi a quanto sei meraviglioso, buono, efficiente. È noioso, è da presuntuosi. Noi in Norvegia pensiamo che le persone che dicono sempre di essere felici, che non cercano altro che la felicità, in realtà si sopravvalutano un po'. Non trovi? Sì, trovo. Siediti qui vicino a me. E tu? Da dove vieni? Io? Io sono di qui. Proprio di qui? No, sono nato su al nord, costa occidentale. Ci siamo trasferiti qui quando ero bambino. Lo sapevo davvero allora, ma da dove? Kinlochleven. Sì, mio padre lavorava lì in una fabbrica di alluminio. Kinlochleven? Ma è straordinario, Sean. Cioè, io non so se tu lo sai, ma i vichinghi nel X secolo sono arrivati giù dall'ovest e loro, voglio dire, quasi tutti pensano che fossero uomini terribili, che bruciavano le case, davano fuoco ai villaggi, e effettivamente qualche volta l'hanno fatto, ma solo se le popolazioni resistevano. Altrimenti loro volevano quello che vogliono tutti, volevano stabilirsi sul territorio, mettere su qualche fattoria, sposarsi con le donne del luogo. Come ti chiami tu di cognome? McCallan. McCallan? Ma McCallan è un nome vichingo, cioè è un nome davvero molto vichingo. Sai che credo, ma sì, credo di averlo sentito dire una volta. No, 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 è 100% vichinghissimo. Hai visto? Alla fine, Sean, sei norvegese anche tu. Mi sa che lo sono. Sì, puoi anche tu andare a dirlo in giro. Ah sì, deve essere per questo che ho piazzato il divano davanti alla finestra. Ma certo, sei stato guidato dallo spirito di un antenato. Stai ridendo, eh? Stai meglio? Sì, sì. Vuoi un altro po' di patatine, eh? Che dici, ci prendiamo un altro po' di questo vino fantastico? Potremmo mettere su un po' di musica. Cosa vorresti sentire? Beh, non lo so, dipende un po' da quello che hai. Fammi vedere. Allora. No, ma lì c'è tutta spazzatura. Sono le cassette che sono rimaste in macchina quando mi ha lasciato mia moglie. Questa non è spazzatura. Questa non l'ascoltavo dalla vetta della pietra. Adesso la mettiamo su e non solo l'ascoltiamo, balliamo anche. Sarebbe bello, ma. Ma? Sì. Sì? Il tipo del piano di sotto. Sì? Ti giuro, questo va fuori di testa solo se mi sente passeggiare per casa. Allora, adesso balliamo come si balla in Norvegia. Piano piano. Allora, ci si mette vicini e poi mette le mani qua, io qui, e ci si stringe. Poi si mette come così il viso sulla spalla dell'altro e si chiudono gli occhi. Così non ci si deve neanche guardare. E poi si comincia ad ondulare. Piano piano. E così si può ballare tutta la notte, diciamo, senza dar fastidio a nessuno.
come due norvegesi che si stringono forte in una terra stranita.